monumento quest'opera che oggi intravediamo e presenti da ogni giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: siamo collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che vi è stata data. Come un sapiente architetto, io posto il fondamento a un altro, poi ti costruisce sopra. Ma ciascuno sia attento. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già c'è. Parola. Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo Dio Padre Onnipotente perché ogni nostra opera si faccia aderire a Cristo, pietra angolare e contribuisca all'edificazione del Regno di Dio. Diciamo insieme: ascoltaci, o ascoltaci. Tu che doni all'uomo energia e sapienza per collaborare alla tua creazione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che per mezzo del Figlio nostro Signore hai costruito la Santa Chiesa sulla salda roccia della fede, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che per mezzo dello Spirito Santo fai di noi il Tempio vivo e la dimora della tua presenza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che infondi in noi la speranza che quest'opera iniziata con la tua benedizione potrà giungere a felice compimento, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che attraverso le vicende della vita ci lavori con mano sapiente e con pietre vive per la costruzione della tua santa Gerusalemme, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio onnipotente, Padre misericordioso, che tutto hai creato per mezzo del tuo Figlio e hai fatto di lui il fondamento incrollabile del tuo regno, benedici l'opera che intraprendiamo a gloria del tuo nome, per il bene della comunità e della città di Battipaglia. Fa che cresca di giorno in giorno con l'aiuto della tua provvidenza, fino alla piena realizzazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Auguriamoci, Sindaco, che quest'opera veramente, ecco, sia realizzata quanto prima per il bene e per la crescita culturale della nostra comunità. Facciamo un bel applauso. Dio onnipotente vi benedica e porti a compimento i desideri del vostro cuore. Vi conceda il Signore che qualunque cosa voi facciate vi compia nel suo nome. Il Signore vi difenda da ogni male e guardi con benevolenza il vostro lavoro. Amen. La benedizione di Dio onnipotente è scelta su di voi e su voi rimanga sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In occasione di questo evento è una giornata particolare. Particolare per diversi motivi. Oggi iniziamo un'opera tanto attesa da questa comunità, dalla città di Battipaglia. Erano da oltre 30 anni insomma, che questa scuola media, La Penna, è ospitata da una struttura privata particolarmente poco adeguata dal punto di vista strutturale e funzionale alle esigenze della comunità. E credo che questo sforzo che ha fatto l'amministrazione è uno sforzo che bisogna saperlo valutare, perché siamo riusciti, su pressione da parte della comunità, da parte della dirigente scolastica, da parte del corpo docente, da parte della comunità del quartiere, un pressing giustificato, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti di 5 milioni di euro. E credete, è difficile oggi avere un finanziamento dalla Cassa, soprattutto in un periodo di grave crisi economica. Probabilmente la Cassa ha valutato positivamente quello che è i conti del Comune e il finanziamento conferma l'affidabilità e la credibilità di questa amministrazione comunale. Dicevo che questa è una giornata particolare per diversi motivi. Il primo motivo, ritengo che con l'inizio di questa opera conferma Battipaglia come eccellenza formativa nell'ambito della provincia. Il patrimonio edilizio scolastico credo che sia adeguato dal punto di vista strutturale e funzionale alle esigenze della comunità battipagliese. Siamo in attesa di iniziare i lavori della scuola media a Belvedere per completare
insomma, quelle che sono le opere di edilizia scolastica e siamo in attesa dell'istituzione del liceo classico a Battipaglia. E quindi il primo motivo che gratifica e soddisfa l'amministrazione è che viene confermata a Battipaglia eccellenza formativa per quanto riguarda le strutture di edilizia scolastica. Il secondo motivo è un motivo anche, credo, dal punto di vista politico molto importante. Viviamo un periodo di antipolitica e credo che questa sia una risposta al sentimento diffuso della sfiducia che ha il cittadino nei confronti delle istituzioni. Noi vogliamo recuperare così la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni perché quando c'è l'impegno, il coraggio e la determinazione i risultati si ottengono. E credo che la politica raggiungere traguardi prestigiosi deve necessariamente investire nella scuola, perché non dimentichiamo che la scuola è il centro di civiltà, è il centro, è il luogo in cui si forma la coscienza collettiva della nostra società, è il luogo di aggregazione, di integrazione, di accoglienza e poi non dimentichiamo che la scuola è il luogo in cui si gioca la partita più importante, il bene e il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti e delle future generazioni. E quindi il nostro sforzo deve essere massimo. Voglio cogliere questa occasione per fare un plauso e per manifestare il mio orgoglio come sindaco e come cittadino di Battipaglia nei confronti dei dirigenti scolastici, del corpo docente, non docente, delle famiglie, degli alunni, perché Battipaglia ha un sistema scolastico efficiente, dinamico, moderno, aperto a quelle che sono le esigenze dei tempi della globalizzazione. E questo grazie non soltanto alla competenza e alla professionalità della classe dirigente, dei presidi, del corpo docente, ma soprattutto alla passione che loro mettono nella loro attività educativa. E di questo io voglio ringraziarli in questa occasione. Sono particolarmente fiero e orgoglioso di avere questa scuola pubblica a Battipaglia e dobbiamo continuare a lavorare insieme, perché insieme sono certo che conseguiremo risultati sempre eccellenti, sempre questo nell'interesse dei nostri figli e dei nostri nipoti. Grazie e auguri per un buon anno. Abbiamo il buffet.